scrivere musica da film significa scrivere musica. Quindi credo che la nascita della musica da film per me intanto riguarda una specie di, non una specie, una realtà, un reale amore per la musica e quindi lo sfogo di tutto ciò che io non sono riuscito ad avere per la musica, con la musica, in quello che avrei voluto fare e quindi io metto tutto quello che posso nelle mie colonne sonore perché è quello che io faccio attualmente, quindi la prima cosa è l'amore per la musica. Dopo, tecnicamente potrei dire che guardando la scena, leggendo i copioni, io posso avere delle idee, non delle ispirazioni come comunemente si dice, ma delle idee che qualche volta sono, anzi direi al 50%, sono un discorso che tutti i compositori dovrebbero portare avanti alla lunga. Da un film all'altro. Sì, da un lavoro all'altro, da un lavoro musicale all'altro. E in un altro, per l'altro 50% un discorso che riguarda esclusivamente l'opera che uno ha chiamato a commentare. Quindi quel 50% che in qualche caso mi si accusa di ripetermi oppure di rifare le stesse cose è il 50% che riguarda Morricone, Ennio, musicista solo. Ecco, così l'altro 50% che non si assomiglia è il 50% che riguarda l'opera che sono portato a e sono chiamato a commentare.